Per disputare le finali ASI e consegnare le manovelle pedivelle d'oro e gli encomi per la stagione 2018, ASI ha scelto il salone di casa Automoto Retro, ospitato come da tradizione nello spazio fieristico del Lingotto di Torino. Una vetrina importante per collocazione sia sul territorio sia sul calendario, dato che la rassegna torinese apre ufficialmente la stagione dei saloni all'inizio dell'anno. Ne parliamo con alcuni dei protagonisti. Il presidente Maurizio Speziali, il vicepresidente Alberto Scuro, il consigliere Pietro Piacquaddio. Appuntamento immancabile a Torino, qui appuntamento di casa, appuntamento di inizio anno. Vogliamo fare un punto della situazione, di quello che è avvenuto nelle scorse settimane e dell'incontro di ieri con tutti i club. Beh, diciamo che l'appuntamento qui non poteva non mancare a questo evento della fieristico, un po' perché siamo di casa, un po' perché qui siamo alla 37esima edizione e sicuramente il nostro stand è un punto di riferimento per tutti i collezionisti. Ieri interventi importanti, intervento anche delle istituzioni, abbiamo avuto due senatori, il senatore Bonfrisco, il senatore Grassi e l'onorevole Tombolaro, che sono stati nostri ospiti, hanno portato il loro contributo e hanno spiegato anche le motivazioni per le quali hanno poi deciso di in qualche modo essere vicino ad ASI nelle battaglie che ASI ha portato avanti. Sì, sono stati vicini all'ASI nelle battaglie e tra l'altro io personalmente ho pensato insieme al Consiglio che noi abbiamo scritto nelle varie testate giornalistiche oppure anche nella nostra rivista i nomi di queste persone che in qualche modo sono stati così partecipi per aiutarci, però io ritengo che sia doveroso anche farli vedere, cioè far vedere ai nostri soci che sono i club chi sono materialmente le persone. Però si può pensare sì a un nome astratto se vogliamo, però l'averli portati qui, hanno esposto il loro pensiero, sono degli appassionati, perché al fine sono anche alcuni soci nostri, per cui l'abbiamo visto, no? Ci raccontano fatti inerenti al restauro di auto che hanno, eccetera. Quindi io ritengo che sia stata un'ottima occasione. Abbiamo anche visto che in questa occasione le istituzioni intese nel Comune di Torino sono venute e sono state con noi tutta la giornata. Vuol dire che noi abbiamo lavorato anche in questo senso in maniera, credo, incisiva per far capire un po' chi siamo. Quindi io direi una giornata molto positiva. Poi al di là di questo ci sono state le premiazioni, tutto quello che riguarda il nostro lavoro di un anno, però aver portato anche circa 80-90 club qui vuol dire che l'interesse c'è e il riscontro generale di tutto il nostro operato è stato positivamente accolto. Certo, la sua considerazione ormai è norma, la riduzione del bollo per l'auto ventennale al 50%, che ne pensa di questo risultato? Per me il risultato è molto importante, perché non potevamo forse pretendere che ci ridessero il 100%. Questa è una soluzione che ha trovato lo spazio anche per ragioni finanziarie, quindi recupera gran parte del perso. E questo per noi è un passo avanti importante, qui avanti per i nostri club, per tutti i tesserati, quindi è stato, come voi avete visto, in extremis, no? Proprio all'ultimo momento, quindi operativamente qualche problema si crea, ma tutto verrà risolto. È importante di aver riacquistato un diritto, è un diritto importante perché siamo riusciti a far capire che noi non siamo solo coloro che mettono in moto l'auto, eccetera, ma siamo delle persone a cui piace conservare, restaurare, quindi portare avanti un discorso anche culturale. L'ha detto poc'anzi, protagonisti ieri club, abbiamo parlato più di 90 club, quasi più di 200 persone qui con noi, la consegna ovviamente delle manovelle d'oro, dei premi speciali e degli encomi. Cosa le chiedono i club in questi giorni? Qual è la domanda più frequente che le hanno fatto ieri? Ma diciamo che molti si sono complimentati anche per l'operato in generale nostro, del consiglio mio, e questo ci fa piacere perché in questo anno abbiamo lavorato forse anche più di quello che pensavamo. E i club poi chiedono, in linea di principio hanno accolto positivamente tutto quello che è stato l'esito di questi giorni del discorso
della tassa di possesso. Poi vabbè, i problemi ce ne sono molti, ci chiedono i problemi assicurativi, ci chiedono notizie sul come restaurare le auto, eccetera. Abbiamo fatto proprio uno sportello tecnico all'interno dello stand per dare ancora maggiori informazioni, perché coloro che hanno necessità di comprano la vettura, restaurarla, vogliono anche sapere in che modo, in che termini, e quello che noi poi chiederemo al momento dell'iscrizione. Voltiamo pagina, parliamo dei programmi, ormai siamo nel pieno 2019. Sì, gli eventi istituzionali 2019 saranno Eva al Volante, che è in programma per marzo. È una riproposta, perché non l'avevamo fatta nell'edizione del 2017-2018, però andiamo di nuovo e riproviamo, andremo nelle Marche, quindi è un, diciamo, un evento importante. Poi abbiamo Asimoto Show a maggio, e quello è veramente un momento della festa delle moto, quindi un grande impegno, ma è un evento che ha assunto proporzioni molto rilevanti. Abbiamo anche pensato di rimettere il budget per l'Asia Auto Show. Ho suggerito che questo evento in un qualche modo coinvolga la città di Matera, che è oggi capitale europea della cultura, quindi io penso che l'Asia non possa star fuori da questo contesto, quindi in un qualche modo dobbiamo provare a utilizzare l'Asia Auto Show e dedicare una giornata appunto alla visita di Matera, perché credo che nella cultura possiamo entrare anche noi tranquillamente. Pietro, eccoci all'Automotor Retro, primo appuntamento 2019, tante novità, vogliamo parlare di un nuovo 2019 di ASI? Sicuramente grandi novità sono innanzitutto la riduzione del 50% della tassa di possesso. Grazie alle forze di governo, 5 Stelle e Lega, siamo riusciti ad ottenere una riduzione importantissima, ed è importante per i collezionisti, che già i club e i collezionisti hanno avuto dei risultati positivi. Già da adesso si vede un forte incremento nei club, infatti ho avuto notizie in questo senso, c'è grande movimento, c'è grande richiesta della certificazione anche per l'annotazione sui libretti di circolazione dell'attestato di storicità, quindi questo è sicuramente un fatto importante. E poi c'è sicuramente la possibilità futura, per quello che ci hanno detto oggi i due senatori Bonfrisco e Ugo Grassi, che c'è la possibilità concreta di riuscire ad avere l'esenzione totale dalla tassa. C'è anche fermento per quello che riguarda il codice della strada, dove probabilmente riusciremo ad ottenere la revisione a 4 anni, e dove probabilmente riusciremo ad ottenere anche un risultato positivo che riguarda la possibilità di effettuare le revisioni presso centri privati anche per le vetture ante 60. Siamo in grossa ripresa, c'è assolutamente un sentimento forte di voler fare, di voler organizzare, di mettersi a servizio dei soci. Quindi questo è un fatto importante, perché quello che l'ASI deve fare sia per il futuro essenzialmente è quello di mettersi al servizio dei club, che sono l'anima dell'ASI. Se non ci fossero i club, l'ASI non funzionerebbe. La certificazione rimane nelle possibilità solamente di ASI, dei tre registri, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, con l'FMI per le moto. Questo è importantissimo, fondamentale. Senti, una tua agenda di lavori, che priorità ti daresti? Codice della strada, la cosa più importante, perché è fondamentale. Ci sono dei competitor, parlo in generale, che vogliono inserirsi tra gli enti certificatori. Per certi versi si possono anche esaminare le varie posizioni, si può anche entrare in un discorso di collaborazione con certi enti, però vanno prima viste le varie situazioni e le varie competenze, dove le competenze obiettivamente, come storia, cultura e discorso, che gli unici dati storici importanti e veri ce l'ha l'ASI, quindi gli altri non so con quale risultato riuscirebbero a dare certificazioni valide e conferenti rispetto alle auto e moto d'epoca e tutti i mezzi di quelli che sono
e costituiscono il motorismo storico dell'ASI. Moltissime persone avevano abbandonato l'ASI facendo un discorso assolutamente utilitaristico, pensando solamente ad ottenere la certificazione. Ovviamente questi non sono gli appassionati dell'ASI. I veri appassionati dell'ASI sono altri, sono quelli che si fanno certificare le automobili dall'ASI, che chiedono il certificato di identità, la targa di omologazione, e quelle sono le macchine storiche importanti. Noi rilasciamo anche ai fini fiscali il certificato di rilevanza storica, che è importante, però non certifica le condizioni dell'automobile. Noi dovremmo un po' abbinare quelli che sono gli aspetti e le caratteristiche di uno e dell'altro per riuscire ad avere delle macchine più belle, tra virgolette, quelle che ricevono il certificato di identità, e più conformi ad ogni singolo aspetto di originalità. Una super omologazione, un'expertise da parte di ASI, chiaramente a richiesta. Se uno vuole una certificazione superiore ancora a quella del certificato di identità, dovrebbe essere prevista una cosa del genere, perché ci metteremmo su un livello sicuramente superiore a quello attuale. Diamo un'immagine della nostra macchina che ha subito quella verifica, che ha dato quelle indicazioni eccezionali. E questo è quello che vogliono gli appassionati, e questo è quello che io credo. Alberto, Automotore Tro, primo appuntamento come sempre del 2019, appuntamento dall'alto di casa qui a Torino. Ieri un incontro molto molto importante, sia con la politica sia con tutti i club. Sì, direi che la giornata di ieri ha soddisfatto veramente tutti, ha soddisfatto tutti gli associati, noi presidenti di club che sono venuti a ritirare i premi che giustamente ASI conferisce alle manifestazioni che vengono fatte sul territorio nazionale, le migliori manifestazioni che vengono fatte sul territorio nazionale, perché sono belle, perché sono tante, perché rappresentano il motorismo storico al meglio sul territorio. E abbiamo unito questo momento di festa, perché è un momento di festa, perché si vive insieme un momento in cui tutto lo sforzo fatto per promuovere la nostra passione si concretizza anche in qualcosa che ASI riconosce tangibilmente nei confronti dei club. Sono intervenuti in questa occasione anche rappresentanti del Parlamento che ci sono vicini, che ci stanno appoggiando in un percorso di valorizzazione del patrimonio turistico e culturale del motorismo storico in Italia, e questo ha fatto sì che tutti noi sentissimo la vicinanza di queste persone, sentissimo tangibilmente quanto alcune persone che sono in Parlamento sono riuscite a recepire il messaggio che è stato inviato forte e chiaro nel convegno di settembre fatto presso il Senato, e quanto l'abbiano recepito sono disposti a continuare un percorso. Sono tanti i campi in cui andremo a lavorare, e il fatto di sentire la vicinanza di queste persone e di sentire quanto loro siano tra l'altro esperte, quanto conoscono il nostro mondo e quanto capiscano l'importanza del nostro mondo per il tessuto sociale nazionale, ci ha fatto molto piacere. È stato veramente un momento di festa vissuto bene da tutti i club, e felici veramente tutti di aver partecipato a questo evento. Senti, un momento importante secondo me è anche il riconoscimento da parte dell'istituzione del valore di ASI, della presenza di ASI. Quanto sarà secondo te ancora importante nel prossimo futuro nel rapporto con la politica? Beh, insomma, è uno degli aspetti centrali, quindi il rapporto con le istituzioni è fondamentale. Ci sono potenzialità di sviluppo veramente enormi, mantenendo un rapporto estremamente importante e stretto con le istituzioni, con questi ministeri che sono pronti veramente ad aprirsi con noi nel fare progetti insieme che riguardano il territorio, la cultura, chiaramente anche i giovani, i progetti di crescita, per cui abbiamo potenzialità e prospettive veramente valide di confronto con le istituzioni. Senti Alberto, i club sono poi l'anima dell'ASI. Ieri questo incontro, ricordiamo, più di 200 persone presenti, perché per la prima volta qua i club rappresentavano tutto il territorio. Cosa hai captato, cosa ti chiedevano i club in questo primo incontro dopo queste novità? Beh, è logico che prima di tutto è un momento di festa, quello di cui si parla chiaramente è della possibilità di continuare un percorso di dialogo con le istituzioni, ma questo l'hanno tangibilmente sentito, visto che anche qua avevamo rappresentanti del Parlamento che hanno francamente esposto il loro pensiero. L'istanza che sentono un po' tutti i club è quello di avere una federazione che è sempre più a servizio dei club, quindi una federazione sempre più vicina ai club, perché i club sono in realtà la federazione. Allora qualche volta si è sentito un distacco, come se Torino, Villarei fosse distante dai club, come se Torino fosse qualcosa staccato dalla realtà locale. Ecco, quindi colmare questo gap e riuscire ad avere un dialogo costante e aperto è la cosa più sentita dai club. Senti, nella tua personale agenda delle attività da svolgere nel prossimo futuro hai qualcosa da segnalare? Quali sono i
primi passi da fare adesso inizio 2019? Visto che abbiamo le elezioni in aprile, scusatemi, devo dirlo, ad avere un ASI forte e compatta che sia il punto di riferimento del motorismo storico, sempre più solida e sempre più unita. Quindi il mio compito personale, visto che sono vicepresidente dell'ASI, è assicurare che questo percorso che ci vede avvicinarsi a queste elezioni possa consentire all'ASI di avere un governo che a partire da aprile di quest'anno faccia sì che di fatto possa essere assicurata unità, solidità e rappresentatività dell'ente a livello nazionale. Vogliamo ricordare che torna Eva al Volante dopo 2 anni a inizio marzo nelle Marche ad Ancona. Eva al Volante è una manifestazione con cui quest'anno apre il calendario delle manifestazioni ufficiali di ASI, è una manifestazione a cui teniamo molto, sarò presente anch'io personalmente e sarà sicuramente un altro bellissimo momento di festa da vivere con le signore veramente al volante. È possibile pensare a delle premiazioni particolari che potranno, volendo, essere fatte anche a Senato, tenersi anche al Senato, abbiamo messo in ballo anche questa possibilità e quindi vediamo veramente di iniziare bene l'anno con questa importante manifestazione.